Ma che ci fanno due messicane a Bari? Domanda. Hola, noi siamo messicane e siamo nella Galleria Global Art per presentare a tutti voi una installazione e anche una mostra di fotografie con il tema I giorni dei morti per celebrare la vita. Sta a Dulce, è messicana, viene dalla Germania per stare presente in questa festa per condividere con tutti noi questo bel omaggio che si fa ai giorni dei morti per celebrare la vita. La diversità tra il dialogo italiana oppure diciamo europea invece rispetto a quella messicana qual è? La differenza è che la nostra festa viene da molto tempo fa, del periodo preispanico. Sì. E in quel periodo c'erano tante divinità e c'era la divinità che dava la vita e anche la morte. E questa divinità si chiama Stop. Si mette anche il tessuto bianco che rappresenta la purezza, anche sta l'elemento dello che è.
Allora, la differenza dell'alloy mondiale rispetto a quello del Messico è diverso? Sì, la differenza è che la nostra festa è molto antica, di più del Halloween, perché nel periodo preispanico questa festa si organizzava per una divinità che era quella divinità che dava la vita, ma anche toglieva anche la vita, dava la morte. Questa era una dualità che stava dentro di questa divinità che si vede sempre in questa festa quando si mette tutta una offerta, un altare, si prepara e ci sono tanti elementi anche preispanici come l'aroma, come le fiori che sono di quel periodo di novembre, si mette anche tutti i piatti che sono preparati con il mais. Il mais anche è un elemento molto importante dell'offerta preispanica perché si lavora tanti piatti e c'è un'altra divinità, che è la divinità del mais. Si dice in un libro molto, molto apprezzato per tutti i messicani che noi veniamo del mais, che il Dio ci ha fatto anche così come l'arcilla, nella Bibbia dice, e in questo libro preispanico parla di che noi messicani siamo fatti con la farina del mais. E per questo l'elemento sta. Adesso passa il tempo, viene trasformata questa festa e si aggiunge tanti elementi della Chiesa Cattolica. Questo è quando arriva la conquista a Messico, questa fiesta si arricchisce di più, si trasforma e si vede anche l'elemento della croce, il simbolismo di tante immagini, perché questa festa è approvata per il Vaticano, per la religione cattolica, e anche se prepara altare nelle chiese in Messico. Al sud del Messico questa festa è ancora più simbolica. Passa il tempo, si vede trasformata con la modernità, e quando qui arriva la differenza tra la nostra festa e la festa dei giorni del Halloween. La festa del Halloween si prepara il 30 e il 31, ma il simbolismo, la intenzione è totalmente diversa. Questa festa manca di questi elementi che arrivano al cuore. Cioè, la nostra festa viene con più simbolismos perché la famiglia prepara tutti gli elementi, l'offerta, i bambini stanno, mettono le candele tutti insieme, si fa un bel tavolo e tutti si mangiano insieme ai suoi cari che stanno per arrivare. Questa festa, domani aspettiamo a questi nostri cari che ci hanno lasciato. E oggi abbiamo fatto la inaugurazione, la Galleria Globalar, perché c'è questa fusione. Non possiamo lasciare la modernità con la tradizione. È una giornata di Halloween oggi. Oggi è 31 di ottobre. Ci sono tanti bambini adesso per la strada che stanno facendo già la festa di Halloween. Ma noi ci siamo anche fusionati con questa festa e si espone anche una serie di fotografie che parlano dell'artista modella messicana Dulce, che lei è la protagonista di queste fotografie che adesso stanno in mostra. Lei non...